E benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per eseguire il make-up ispirato a quello indossato da Beyoncé nel video Greenlight, che è il singolo proveniente dall'album B-Day ed è il secondo make-up di questa serie che eseguiamo. Grazie a voi, grazie ad aver seguito il sondaggio sulla mia pagina Facebook. Avete deciso tra Irreplaceable, Check on It e Greenlight. E avete fatto vincere Greenlight. E quindi eccomi qui con questo make-up molto intenso, molto drammatico. Lei in realtà indossa due versioni di questo make-up nel video e ve le mostro. Non so se riuscite a vedere, credo di sì. Io ho scelto di fare un mix tra i due. Di fare gli occhi super drammatici e tenere le labbra più o meno del primo. Se siete interessati ad ottenere questo make-up e siete dei fan appassionatissimi anche voi di Beyoncé come me, siete dei Beehive, allora seguite il video. Ho già fatto quest'occhio di prova, lo faccio quasi sempre sui make-up di Beyoncé. Perché sono make-up da video, quindi abbastanza elaborati e non ho il tempo di provare il make-up completo prima di filmarlo, per cui mi basta provare semplicemente un occhio. Vado prima con le sopracciglia. Sono molto simili in realtà a quelle del video scorso, Crazy in Love, però sono leggermente più sottili e un goccino forse più lunghe, vedete che arrivano praticamente quasi pari alla sfumatura dell'occhio. Utilizzerò la MAC Eyebrows Stylized Eyebrows. Vado ad alternarla ad altre due matite perché voglio rendere questo tratto qui finale un pochino più intenso e questa volta, siccome devono rimanere ancora più arcuate, sotto vado veramente a riempire pochissimo. Vedete che a questo punto abbiamo già il tratto, dobbiamo soltanto scurire questa parte qui. Applico un po' di Soft Ochre di MAC su tutta la palpebra. Come primo colore su tutta la palpebra vado ad applicare WOS, WOS dalla palette di Urban Decay Naked Basics. Mentre prendo questo qui che si chiama proprio Naked 2, che è questo qua più, un pochino più scuro, sempre nude, con un pennello piatto e piccolo e vado a tracciare una sorta di cut crease all'occhio per darmi poi l'impronta per fare questo make-up nero grigio. Dopodiché vado a passare sopra appunto il grigio fino all'angolo esterno e utilizzerò questo colore matte grigio di Make Up Forever. Abbiamo già una sorta di forma predefinita, vado a ricalcarla e intensificarla con la matita nera. Questa qui è sempre Super Shock Gel Eyeliner di Avon. Vado a sfumare quasi subito. E vado ad unire anche il tratto sotto sempre con la matita. Per ammorbidire e sfumare l'intero tratto, vado a prendere Crave, sempre dalla Basics, che è questo nero matte qui. Portate la sfumatura anche verso l'interno degli occhi e sfumate sotto. Io con un pennello pulito vado poi a sfumare un altro po' proprio per evitare che ci siano chiazze.
fare un po' questo effetto grigio verde nella piega, vado per l'appunto a prendere un verde brillante stupendo, Sarsenet Petrol, quindi è un verde petrolio. Non ve lo posso mostrare dritto perché è rotto, ma è di Another Stories ed è questo verde stupendo qui. Ve lo mostro su un dito. È bellissimo ed è molto cremoso. Lo prelevo con lo stesso pennello del nero e vado ad applicarlo nella piega qua. Per la parte centrale dell'occhio e per la parte anche sotto il sopracciglio vado a prendere il Silver Shadow di Pat McGrath, che adoro, cremosissimo. Lo prelevo un pochino con un pennello piatto, spruzzo sopra il Fix Plus e vado ad applicarlo tamponando. Io, come al solito, per un effetto sempre super wow, suggerisco le dita. Prendo lo stesso colore e lo vado a portare fin dentro l'angolo interno. E lo stesso colore anche sotto il sopracciglio. Dobbiamo solo dare un tocco di sfumatura, vedete qui è super super netto, che comunque ci piace, però questo è l'effetto finale. Allora vado a prendere un pennello pulito e a sfumare proprio i bordi. Per pulire ancora meglio il tratto finale uso un cotton fioc mini e vado giusto sulla punta. Passo la matita nera anche all'interno occhi e traccio una riga sottile di eyeliner sopra. Semplicemente questo ci servirà anche ad avere il tocco finale quando applichiamo le ciglia finte. Passo un po' di mascara. Ciglia sensazionali di Maybelline, questo qua dallo scovolino curvo che è quello effetto ventaglio. E vado con le ciglia finte. Queste qui sono di Blinking Beauty Premier Lash Collection Samantha. Vado con il fondotinta, il Makeup Forever Ultra HD Stick. Lei ha una coverage molto alta in questo video, quindi vogliamo che sia proprio un incarnato, vogliamo un incarnato perfetto. Facciamo un leggero baking soprattutto al contorno occhi perché lei ce l'ha particolarmente illuminato. E poi con il resto vado a picchiettare sulle parti dove ho qualche imperfezione così da fissare ben bene il prodotto. Dopodiché vado a fissare il contorno anche con le polveri. Questa qui è una palettina di H&M. Un po' di Fix Plus e vado ad applicare l'illuminante di Pat McGrath Labs, che è lo stick fantastico di Skin Fetish. Vado proprio qui allo zigomo, un pochino il naso, i soliti posti dove mettiamo l'illuminante. Quindi lo vado a stendere e a picchiettare. Come blush vado a prendere questo qua di MAC Breezy.
Sulle labbra vado a fare un misto di Malibu di Kylie Cosmetics e NYX Lingerie nel colore Silk Indulgent. Ed infine vado ad applicare come gloss Glam Glow Plumpridge's Gloss Lip Treatment. Direi che il make-up è finito. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere like, di iscrivervi al mio canale YouTube. Trovate direttamente il link qui in basso o alla fine del video. E se volete, potrete attivare anche le notifiche cliccando sulla campanella grigia che appare accanto a iscriviti. Vi ricordo sempre anche di seguirmi sugli altri social che sono Instagram, Snapchat e Facebook. Io vi saluto, vi mando un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo Beyoncé Makeup Series votato da voi. Mi raccomando, tra pochissimi giorni lancerò il sondaggio per il makeup del mese di maggio. Alla prossima, ciao! Got a green light, babe. Per il makeup del mese di aprile.